Amici del Tabloid, siamo in compagnia di Ciro Tammaro del Centro Studi Suarez, un centro impegnato in prima linea qui a Napoli contro quella che è la illegalità. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Il Centro Suarez, di cui io sono presidente, si occupa in particolar modo della tutela del cittadino, della famiglia e dei minori. Si tratta di un'associazione che negli ultimi tempi ha iniziato diverse battaglie, ha intrapreso diverse iniziative di natura sociale. In particolar modo abbiamo così dato inizio a una petizione per la serie change.org per togliere la scorta a Roberto Saviano. Perché questa iniziativa? Noi riteniamo che la scorta che è stata assegnata a Roberto Saviano non abbia alcun motivo di esistere, perché Saviano non è in pericolo di vita. Alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, che ha dichiarato inesistente le minacce che provenivano da presunti camorristi, che rappresentavano la causa di questa scorta assegnata. Ecco, questa sentenza che ha dichiarato questa inesistenza di queste minacce in realtà fa cadere il presupposto, fa cadere il fondamento per l'assegnazione della scorta a Saviano. Quindi, se noi consideriamo tra l'altro che questa scorta costa ai contribuenti tra i 2 e i 3 milioni di euro l'anno, prevede l'impiego di 8 membri delle forze dell'ordine e 3 macchine, di cui 2 blindate, chiaramente c'è un dispendio di risorse che grava sui contribuenti, veramente a questo punto insostenibile, insopportabile, soprattutto se consideriamo che ci sono commissariati che non hanno internet, macchine della polizia che non hanno il carburante per circolare, e la cosa risulta essere veramente, veramente scandalosa, e noi la stiamo combattendo e abbiamo dato inizio a questa petizione che sta riscuotendo un ottimo successo. Un Saviano quindi, a vostro dire, scortato senza una giusta causa. Ma al di là di questo, qual è la critica che voi muovete contro Saviano in quello che è un discorso che rientra in quello sputtanapoli che purtroppo ancora, come dire, persiste in certi ambienti? Sì, allora io ritengo che il centro che rappresento ritiene che Roberto Saviano sia un mistificatore e un opportunista, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Mistificatore perché Saviano ha sostanzialmente inventato di sana pianta circostanze, fatti inseriti nel libro Gomorra che non hanno alcun fondamento di verità, e li ha strumentalizzati per fini di lucro. Nel libro Gomorra, che io ho letto attentamente e che insomma è stato oggetto di una indagine molto approfondita, noi vediamo chiaramente che Saviano gioca su un limite su un equivoco tra realtà e fantasia. Dove finisce la realtà e dove finisce la fantasia? Lui non lo chiarisce fin dall'inizio, quando noi sappiamo bene che i romanzi, perché lui sostiene che è un romanzo comunque, nei romanzi deve esserci scritto all'inizio che i personaggi, i fatti sono inventati. Lui non lo dice, lascia intendere ai lettori. Scusi se la interrompo, specie in quei romanzi dove si ha il coraggio oppure l'ardire di copiare degli scritti altrui, bisogna dire che parte di quegli scritti appunto è stato preso tra virgolette in prestito perché frutto di un altro autore. Certo, cosa che Saviano non ha fatto, pur essendo stato condannato per plagio. E quindi alla fine lui inganna i lettori, perché induce i lettori a credere che quei fatti siano veri, mentre in realtà sono inventati di sana pianta. Ecco, noi vogliamo smascherare questo inganno e vogliamo mettere in condizione i lettori che purtroppo, molti dei quali purtroppo ancora credono, si illudono, ecco, credono alle sciocchezze che ha detto Saviano, metterli in condizione finalmente di capire questo squallido personaggio chi veramente sia. Va da sé che chi ha voglia di dire il contrario può trovare da noi il più ampio spazio. Grazie per averci detto la vostra.
Sì, io ringrazio voi e soprattutto mi auguro che in una di queste occasioni possa avere finalmente modo di avere un confronto con Saviano, che in qualche modo fino adesso, nonostante io abbia gettato questo guanto della sfida, non si è mai degnato di raccoglierlo e soprattutto, insomma, i suoi monologhi ormai ci hanno sinceramente un po' stufato. Ecco. Grazie a tutti. Soprattutto grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.